visita canonica delle nostre suore che sono qui a Castellamonte e a Biella, suore della missionarie della Madonna di Guadalupe. È presente la Madre Generale della Congregazione e mi unisco a loro nella loro storia che hanno già, che racconteranno di seguito, semplicemente per un grazie per quello che fanno per la nostra parrocchia, l'importanza della loro presenza qui nella nostra comunità, le suore che si occupano dell'altare, le suore che si occupano della chiesa, che si occupano della pastorale giovanile, che si occupano dell'oratorio, del catechismo, della catechesi, quindi un contributo veramente prezioso per la nostra parrocchia, un contributo che consiglio a tutti nel momento in cui si riesce a trovare delle suore, perché mancanza di preti ma anche mancanza di suore. Ma io credo che sia un'esperienza che dovremmo fare tutti, tutti per comprendere quanto è grande il servizio che queste donne fanno per le nostre comunità. Grazie a loro e grazie a tutti gli editori di questa nostra missiva. Bene, un caro saluto a tutti gli amici del Risveglio Popolare. Questo pomeriggio siamo qui insieme con la madre delle suore missionarie guadalupane e la presenza di questo istituto, come voi cari lettori sapete, del Risveglio, è sia a Biella, è la mia attuale sede, ma è anche a Castellamonte. Paradossalmente disegno anche un po' della provvidenza, che è anche un po' la mia città, che è la mia città di nascita, nella diocesi di Ivrea. Fondamentalmente il mio è un grazie alla madre e alle suore, le hermanas, per il loro servizio che svolgono per le rispettive comunità. Qui a Biella a servizio del Vescovado e a Castellamonte a servizio della parrocchia di Castellamonte, delle parrocchie che sono tenute dal parroco Don Angelo Bianchi. Vicino a me c'è la madre Margherita Moreno Blanco, un grande grazie a lei, perché grazie a lei e alla congregazione che possiamo beneficiare della presenza del servizio delle suore. Sono qui anche perché in questi giorni si è svolta quella che è la visita canonica, che vuol dire che la madre, insieme alla segretaria generale, madre Anselma, hanno effettuato, visitando, vedendo i luoghi, il lavoro, stando proprio con le suore. Le due comunità, nonostante la distanza geografica, sono ovviamente molto, molto unite, dai vincoli sia spirituali che anche proprio del loro carisma. Ecco, io le ringrazio, non c'è già più qui con noi suora Isabel che tornerà in Messico, ma c'è la suora Rosa Maria che la sostituisce e vicino a lei Madre Guglielmina che fa parte della comunità qui di Biella e poi là c'è suor Brigida di Castellamonte, manca suor Norma perché è rimasta in parrocchia. Così abbiamo potuto fare un saluto molto in famiglia. Do la mia benedizione di cuore, una benedizione che possa davvero rendere pieno di gioia il vostro cuore e possa aiutarci sempre a camminare e a vivere nella pace del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore e grazie. Grazie. Somos misioneras guadalupanas de Orizaba. Estamos en este lugar de Castellamonte con nuestras hermanas María Anselma Maza González, secretaria de nuestro instituto. Hermana Brígida Luis Reyes. Y hermana Norma Meneses. Siamo missionari di Guadalupe, siamo qui a Castellamonte, la nostra superiora Margherita Bianco, la nostra segretaria Anselma Mazza, io sono suor Brigida e suor Norma.
Bien, pues estamos en este lugar haciendo la visita canónica a nuestras hermanas con el fin de animar, reavivar nuestra propia vocación, ver un poquito sobre este proyecto comunitario, el proyecto pastoral que se realiza en este lugar. Siamo qui per la visita canonica che si realizza in ogni comunità per ravvivare la chiamata ad ognuna delle consorelle e anche per fortificare la risposta che si fa attraverso una piccola valutazione del progetto che si fa ad ogni piccola comunità. Nuestro Instituto de Misioneras Guadalupanas de Orizaba nació el 4 de octubre de 1949 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Nuestro carisma es evangelizar al pueblo pobre, mostrando con alegría el rostro materno de Dios a la manera de Santa María de Guadalupe. La nostra comunità religiosa è nata il 4 ottobre del 1949. È la nostra in Messico, è la nostra missione, il nostro carisma è evangelizzare al popolo povero alla maniera di Santa Maria de Guadalupe, mostrando il volto materno di Dio come lo ha fatto la Madonna. Nuestra fundadora se llamó María Angélica Pérez Miruelo. Ella es de México y nace en ella el deseo. Claro, Dios infunde en ese tiempo de la persecución, tiene la iniciativa de fundar una comunidad misionera. ¿Con qué motivo? Pues había mucha descristianización del pueblo, había pocos sacerdotes y entonces ella quiere colaborar en esta misión redentora de Cristo, que junto con ellos es salvar al hombre, salvar a la humanidad. Es por eso que funda nuestro instituto. La nostra fondatrice si chiamava María Angélica Pérez Miruelo. E ha fondato questa comunità religiosa perché nel nostro paese, in Messico, c'è stata la rivoluzione e poi c'è stata anche tanta cristianizzazione. Quindi nasce in lei questo desiderio di fondare una comunità religiosa per annunciare l'amore di Dio a questo popolo che aveva tanto bisogno di Dio. Allora nasce vedendo lei questa cristianizzazione e poi pochi sacerdoti che c'erano, che non avevano questa possibilità di stare con la gente, allora lei, ispirata da Dio, fonda questa comunità religiosa per dare e portare un po' di speranza a queste persone, all'essere umano che aveva tanto bisogno dell'amore di Dio, di sentire Dio più vicino, e così riscattare all'essere umano e donare questa speranza a, come dicevamo, il nostro carisma, come la Madonna di Guadalupe, con questo volto materno. Bien, pues ya decían nuestras hermanas, nacemos en Orizaba y hoy Orizaba pues ha sido quien nos ha permitido salir de este lugar para fundar otras comunidades. Estamos en diferentes diócesis, Campeche, Córdoba, Jalapa, Lázaro Cárdenas, y también, bueno, en estos lugares fuera del país, que es en Ivrea. En un primer momento allí fuimos primero fundadas y posteriormente en Viena, cuando es ordenado obispo Monseñor Roberto Farinella. La nostra comunità religiosa è nata lì nella città di Orizaba. Dopo di lì, in altre diverse diocesi, siamo andati a collaborare con i sacerdoti nelle parrocchie. E posteriormente
siamo arrivati qui all'Italia, nella diocesi di Ivrea, con Monsignore Arrigo. E dopo un po' si è aperta una casa a Biella con Monsignore Roberto Farinella. Quindi siamo in due parti, in diocesi di Ivrea e anche in diocesi di Biella. Bien, pues es, ya nos, lo decía nuestro mismo nombre, Misioneras Guadalupanas de Orizaba, es que Santa María de Guadalupe vaya a compartir con aquel pobre, con aquel necesitado, el devolverle esa dignidad perdida. Y hoy en las diferentes diócesis donde estamos, a pesar, ¿verdad?, de nuestras limitaciones, de nuestra pobreza, pero también Dios ha ido haciendo posible mostrar su paternidad, dando ese amor al pobre, al necesitado, al que lo busca. La nostra comunità religiosa nasce per portare questa dignità anche al popolo, alla persona, all'essere umano, che ne ha tanto bisogno di Dio. Nonostante le nostre fragilità, le nostre limitazioni, le nostre limiti, noi ci sentiamo chiamati a collaborare in questo regno di Dio, mostrare quel Dio paterno, suo amore paterno al popolo, e come lo fa la Madonna, così. E siamo qui a donare un po' di... siamo invitati, diciamo così, a donare un po' di dignità alle persone, e lo facciamo in questa lì dove siamo chiamati. El lema de nuestro instituto es un lema bíblico que dice: yo hago lo que le agrada a mi padre. Es un lema pues sacerdotal, y en ese esfuerzo de nuestro instituto también por hacer la voluntad del padre. Bene, noi abbiamo una frase che lo usiamo, diciamo, dappertutto, ed è questa frase che Gesù ha detto: io faccio sempre le cose che mi sono gradite a mio padre. E questo è il nostro motto: fare sempre quello che le è gradito al padre. E nonostante, di nuovo dico, i nostri limiti, noi cerchiamo di fare questo perché noi ci offriamo, ci doniamo ogni giorno nelle nostre lavori, nella nostra missione, e lo facciamo sempre per i sacerdoti. Noi siamo una parte della nostra spiritualità, e donare la nostra vita e tutto quello che facciamo per la santificazione dei sacerdoti. È questo. Bien, pues también animamos a nuevas vocaciones, nuevos jóvenes que deseen descubrir la llamada de Dios a través de retiros, de esas experiencias donde van a descubrirse como personas, en primer lugar, llamados también por el bautismo a ser cristianos, y después descubrir su vocación. Nosotras podemos ayudarles a que descubran si Dios les llama a ser sacerdotes, religiosas, religiosos, o también laicos, matrimonios, solteros, que puedan dedicarse a servir a nuestra iglesia. Noi siamo qui per invitare anche i ragazzi a partecipare di un ritiro, diciamo, dove possano scoprire la sua vocazione. Qual è la mia vocazione? Qual è la chiamata che Dio fa per me? Posso essere chiamato o chiamata al sacerdozio, alla vita religiosa, ai ragazzi? O forse al matrimonio, perché questo è anche una vocazione? O forse non vogliono essere suora, né diventare prete, né voglio sposarmi, ma voglio donare la mia vita in servizio alla Chiesa e
non mi sposo, ma non prendo nemmeno la vita sacerdotale, nemmeno mi faccio suora, però dedico la mia vita al servizio della comunità. E questo anche è una vocazione, se si porta così come lo chiede Dio, al servizio degli altri. E noi invitiamo ai ragazzi e alle ragazze a, se volete, se avete questo desiderio nel vostro cuore e volete domandare, o vi domandate, ma a cosa sono venuto a questo mondo? Cosa devo fare nella mia vita? Noi vi invitiamo a cercare a qualcuno che vi aiuti, a un sacerdote, una suora. E se siete qui vicino a Castellamonte, noi siamo qui per voi. Y pues agradecemos esta invitación que nos han hecho para poder compartir con ustedes nuestro carisma, nuestro fin, pero sabemos que es el carisma que Dios ha permitido a nuestra fundadora, es el Espíritu quien lo lleva, quien lo guía para poder colaborar en esta misión redentora y como Santa María de Guadalupe, con amor, con alegría, con generosidad. Vi ringraziamo per questo momento, perché è stata l'opportunità di condividere con voi il carisma che Dio ha donato a nostra madre Maria Angelica per iniziare questa fondazione, condividere anche con voi il nostro spirito, la nostra proiezione pastorale. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven a través de este medio y lo que les invitamos también es a descubrir en Santa María de Guadalupe esta cercanía que tiene con ustedes. María de Guadalupe quiere que también en sus corazones le hagan un espacio a su Hijo Jesús. Nos despedimos a través de este canto para honrarla, para amarla y dejarnos amar por ella. Vi ringraziamo e vi facciamo l'invito ad aprire il vostro cuore per accogliere la Madonna, che ha sempre un messaggio importante per ognuno di noi, portando il suo figlio. Vi salutiamo, ci congediamo con questo canto molto caro per tutti noi. La Guadalupana, la Guadalupana.